Bari, polemica su foto De Caro con sorella e nipote del capoclan. Emiliano al TG1, solo io da sorella del boss. Andare in procura? Meglio di no. Meloni, no forzature, Viminale corretto, maggioranza, combattere mafia, fare chiarezza, opposizioni, così coprono caso Santanchè. L'attacco in Russia, i sospetti in tribunale, consegni di percosse, molti i misteri della strage, Putin, estremisti islamici, ma c'entra Kiev. Terrorismo è innalzato il livello di allerta, ai nostri microfoni il ministro Piantedosi preoccupa il fondamentalismo islamico. 2.000 euro al mese per un appartamento di due stanze. A Milano gli affitti più alti d'Italia, seconde in Europa dopo Amsterdam. Maltempo, tornano pioggia, vento e neve, ma l'instabilità non scoraggia le partenze. A Pasqua più di 10 milioni di italiani in viaggio. Non solo calcio, allenatori e giocatori si danno all'ippica, da Allegri a Boniek e sempre più febbre da cavallo. Il TG1 a casa dei pinguini tattici nucleari, la band bergamasca dopo un memorabile 2023 verso un'altra estate da record. Intanto dal 3 aprile via il nuovo tour nei Palasport e poi arene e stadi nel 2025. Medio Oriente, Consiglio Sicurezza ONU, ok, risoluzione per cessate il fuoco, gli Stati Uniti si astengono, Netanyahu ferma la delegazione per la visita a Washington. Mosca, no comment del Cremlino sulle accuse di tortura per gli arrestati, Putin, attacco commesso da radicali islamici, ma Kiev ha avuto un ruolo, dice. Tajani, nessuna prova del coinvolgimento ucraino. Innalzato il livello di allerta in vista della Pasqua, riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, 28.000 gli obiettivi sensibili da monitorare, oggi falsi allarme in diverse città. La Premier Meloni firma i patti di coesione con Molise e Basilicata sul caso Bari, dice le verifiche sono corrette, le accuse a Piantedosi vergognose. Insediata la commissione del Viminale, polemiche per la foto di De Caro con due parenti di un boss, la maggioranza chiede approfondimenti in commissione antimafia, le opposizioni, montato un caso inesistente per coprire la vicenda Santanchè. Da domani piogge e forte vento sull'Italia, ma a Pasqua torna bel tempo, oltre 10 milioni in viaggio, preferite le mete italiane tra mare e città d'arte. Amatissimo dai giovani e non solo, protagonista all'ultimo Festival di Sanremo, vincitore di 6 dischi di platino, Alfa presenta a TG2 il nuovo tour e il suo ultimo album. L'ONU approva risoluzione per il cessate il fuoco a Gaza, gli Stati Uniti si astengono, Netanyahu contro Washington, annullata la visita della delegazione israeliana, Hamas pronti a scambio immediato ostaggi prigionieri. La strage di Mosca, in tribunale i 4 arrestati con segni di tortura, Putin convoca vertice al Cremlino, pioggia di missili russi su Kiev in pieno giorno. Rafforzati i controlli sugli obiettivi sensibili per le festività di Pasqua, la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, più attenzione alle minacce in rete. Meloni a Salvini, siamo tutti in campagna elettorale ma dividerci è un favore alla sinistra, la Lega, vogliamo centrodestra unito ma nessuno preferisca i socialisti alle Pen. I commissari del Viminale al comune di Bari, scontro sulla foto di De Caro con le parenti di un boss, il sindaco, sono estranee all'attività del clan. Vivo dentro un pozzo, al TG3 la nuova lettera di Ilaria Salis dal carcere di Budapest. Il padre, nell'udienza di giovedì chiederemo i domiciliari in Ungheria, primo passo per il suo ritorno in Italia. Svolta all'ONU su Gaza, quasi 6 mesi dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas, il Consiglio di sicurezza ha approvato la prima risoluzione in cui si chiede il cessate il fuoco immediato fino alla fine del mese islamico del Ramadan e il rilascio incondizionato degli ostaggi. Un voto reso possibile dall'astensione degli Stati Uniti che non hanno posto il veto. Furiosa la reazione israeliana, ha cancellato il viaggio della propria delegazione a Washington, per Netanyahu è un passo indietro degli USA. L'attacco a Mosca è opera di terroristi islamici, ma dietro c'è la mano di Kiev. Il presidente russo Putin accusa ancora una volta l'Ucraina e per la prima volta accenna agli islamisti radicali come i responsabili diretti della strage del Crocus City Hall.
Altre 3 persone sono state arrestate. La Russia intanto intensifica gli attacchi all'Ucraina e lancia missili ipersonici sulla capitale. Kiev chiede aiuto all'Occidente. Più di 1000 bombe in una settimana, denuncia Kuleba. Ci servono i sistemi antiaerei Patriot. E a 76 giorni dal voto delle europee, nel centrodestra agitare le acque ci sono gli affondi di Salvini verso gli alleati, che però tengono il punto. Se c'è una che non si è mai alleata con la sinistra sono io, replica Giorgia Meloni, ricordando il governo Draghi indirettamente. Mentre Tajani ricorda la coerenza di Forza Italia e sottolinea: non andiamo con Le Pen, l'accordo di governo non ci obbliga alla stessa famiglia nell'Unione. Poco fa una nota leghista di replica sferzante: speriamo che nessuno della coalizione preferisca governare con Macron e i socialisti piuttosto che con la Lega e i suoi alleati come Le Pen. Le due donne della foto non c'entrano nulla, così Antonio De Caro, in riferimento alla prova fotografica presunta del suo incontro a Bari Vecchia con la sorella di un boss risalente ai tempi di cui era assessore, citato dal governatore Michele Emiliano. Emiliano si ricorda male, aveva spiegato ieri De Caro, dalla parte del sindaco Nichi Vendola, che definisce un racconto da memoria alterata e dannoso quello di Emiliano. Dai 5 Stelle invece Conte parla di un aneddoto non edificante. Oggi in comune si è insediata la commissione inviata dal ministro degli interni Piantedosi, difeso da Meloni, contro di lui accuse vergognose. Ridurre il più possibile il numero degli sbarchi dei migranti, uno degli obiettivi dichiarati dal governo dopo l'accordo tra Tunisia e Unione Europea. E 4 mesi fa l'Italia, ricorderete bene, ha stretto un'intesa con Edi Rama, premier albanese, per realizzare sulle coste proprio di quel paese centri di identificazione e accoglienza e dirottare su Tirana 36.000 immigrati all'anno. Ma non mancano gli ostacoli procedurali, burocratici, economici. Scopriremo quali nel Data Room di Milena Gabanelli.